Viviana Rizzuto, avete ottenuto un nuovo successo, quindi un nuovo finanziamento. Con questo progetto in concreto, che tipo di attività potrete svolgere? Allora, noi vogliamo creare un hub di europrogettisti changemakers. Cosa significa? Significa che di fatto abbiamo constatato che nel nostro territorio c'è proprio una, ce lo dicono sempre gli amministratori, no? Dei vari comuni, manca da una parte, mancano le competenze per progettare e quindi per intercettare gli strumenti finanziari che arrivano col PNRR, con i bandi europei, eccetera, ma dall'altra parte poi manca la visione per poter generare uno sviluppo che duri nel territorio, un impatto. Ecco perché abbiamo creato questa azienda, questa impresa sociale no profit che si chiama Impacta, perché l'obiettivo è quello di essere in grado di intercettare gli strumenti finanziari, ma per generare un impatto sociale, culturale, ambientale, economico che resti sul territorio, che duri. Ecco, nel territorio di Sciacca avete già pensato a qualcosa in particolare? Ma il territorio di Sciacca docet, nel senso che è evidente che Impacta nasce, è una sorta di spin-off della cooperativa di comunità, no? Cioè l'esperienza della cooperativa di comunità, quindi che gestisce il Museo Diffuso dei Cinque Sensi, in questi 2 anni, ormai quasi 3 anni, ha generato impatti. Impatti in ambito sociale, perché ha creato comunque coesione, ha creato quelle connessioni che in altri territori si racconta che si devono creare per generare turismo sostenibile, noi invece lo facciamo. Ha generato impatti in ambito culturale con la riapertura di beni comuni e quindi con la cultura che diventa nuovamente anche economia, no? Perché genera anche nuovi ricavi. Ha generato un impatto ambientale, sono tante le strutture ricettive che sono passate dal sapone usa e getta al sapone liquido, che col sapone del territorio, dentro gli dispenser di ceramica, questo è uno degli esempi degli impatti ambientali. Abbiamo un infopoint che è dentro una riserva naturale e ha creato impatti economici. Tra gli impatti economici ci sono sicuramente, a parte i numeri generati, e la creazione di nuove professioni legate al turismo. Banalmente l'artigiano che oggi diventa artigiano esperienziale e ha nuovi ricavi, ma come impatto economico c'è anche la nascita di nuove imprese e Impacta ne è un esempio. Voi avete già avuto dei contatti con la nuova amministrazione comunale? C'è qualcosa che si può fare per sviluppare anche una sinergia con il comune? Sicuramente, quello che dicevamo dall'inizio, la cooperativa di comunità nasce per cooperare, Impacta nasce perché sono tante le amministrazioni in Sicilia ma anche fuori. Ricordo che adesso recentemente col bando Borghi abbiamo vinto delle progettazioni su 5 comuni, 3 in Sicilia, 1 in Calabria e 1 in Sardegna, quindi andiamo anche al di fuori della Sicilia e nasciamo proprio perché gli amministratori di piccoli e grandi comuni e ci hanno chiesto di dare un supporto. Vogliamo supportarli, ma in particolar modo è evidente che il supporto più grande lo vogliamo dare alla nostra città, quindi c'è già stato un contatto e siamo assolutamente a disposizione del sindaco della nuova giunta, a cui facciamo in bocca al lupo e auguri, è la prima occasione che abbiamo per dirlo.